Ciao a tutti, torniamo in Australia per riprendere l'esplorazione dell'interno del continente guidata da Robert O'Hara Burke, dove l'abbiamo lasciata. Se non avete visto la prima parte, vi rimando al video dedicato. Eravamo rimasti con Brahe e Wright che, una volta tornati a Cooper's Creek su ordine della Royal Society, senza aver trovato segni del passaggio di Burke, Wills, Gray e King, e avevano fatto dietro fronte e se ne erano tornati il prima possibile a Menindee, dove erano arrivati in condizioni pietose. Quando raccontò alle autorità e alla stampa come erano andate le cose, si gridò allo scandalo, perché inizialmente Brahe in effetti aspettò il gruppo di Burke anche più del previsto, fino ad aprile inoltrato, ma quando poi venne rimandato a Cooper's Creek con il compito esplicito di trovare Burke e i suoi e riportarli in salvo, si trattenne il minimo indispensabile e, viste anche la scarsità di provviste, nessuno pensò di andare a cercare, almeno nelle vicinanze, i quattro dispersi, che quindi sembrarono effettivamente essere stati abbandonati a loro stessi. Quindi a luglio partirono varie spedizioni di ricerca e salvataggio. Il primo ad arrivare a Cooper's Creek fu il geologo Alfred Howitt, insieme ad altri tre uomini, che a differenza di Brahe notarono i segni del passaggio di altre persone, ma non le persone in carne e ossa. Quindi si misero a scandagliare la zona finché si imbatterono in alcuni aborigeni che li condussero da una persona che era ridotta a pelle e ossa e si presentò come John King, uno dei quattro del gruppo di Burke che si erano diretti a nord. King era ridotto davvero malissimo e per vari giorni rischiò la vita, ma fortunatamente, grazie alle cure degli aborigeni e di Howitt, riuscì a rimettersi in forze e a raccontare come si erano svolti i fatti, seguendo la sua memoria e i diari di Burke e Wills. Inizialmente l'avanzata fu molto spedita, attraversarono vari territori aridi e desertici fino ad arrivare in un'ampia zona paludosa e ricca di vegetazione che rese difficoltoso proseguire. Burke e Wills allora decisero di spingersi in avanscoperta da soli e avanzarono così per qualche giorno fino a trovarsi davanti a una fitta rete di mangrovie che non riuscirono a superare. Notarono però che il livello dell'acqua saliva e scendeva con la marea, quindi dedussero ad essere molto vicini al mare interno, anche se non potevano vederlo. In realtà non erano vicini al mare interno, che sappiamo non esistere, ma avevano comunque raggiunto un risultato straordinario. Erano arrivati al delta del fiume Flinders, quindi a un soffio dalla costa settentrionale dell'Australia. Però se volevano far bastare le provviste anche per il viaggio di ritorno, dovevano partire immediatamente e qui le cose iniziarono ad andare male. Per integrare la loro povera dieta cacciarono alcuni animali selvatici e forse per questo motivo ebbero dei malori. Gray venne colpito da una grave dissenteria e reperimento generale che nel giro di qualche giorno lo portò alla morte. Gli altri erano così deboli che ci misero un giorno intero per seppellirlo. In qualche modo arrivarono a Cooper's Creek, dove trovarono le provviste e il messaggio lasciato indietro da Brahe, che, se ricordate, come detto nel video precedente, indicava anche la data e l'ora della loro partenza, il 21 aprile 1861 alle 10:30. L'aspetto drammatico è che anche Burke e i suoi avevano raggiunto Cooper's Creek il 21 aprile, ma alle 19:30, soltanto 9 ore dopo la partenza di Brahe. Dopo non essersi visti per 4 mesi, si erano mancati per solo 9 ore. Probabilmente in quel momento lo sconforto fu davvero pesantissimo e influenzò sul giudizio di Burke, che decise di non partire all'inseguimento del gruppo di Brahe verso Menindee, giudicandoli troppo veloci, quando in realtà anche loro erano in condizioni misere e avrebbero anche potuto raggiungerli. Giusto per fare un veloce salto di mezzo mondo, poco più di un mese prima, il 17 marzo 1861, era stato proclamato il Regno d'Italia e assunse il titolo di primo re d'Italia Vittorio Emanuele II. Tornando in Australia, anche se i suoi compagni volevano provarci, Burke reputò impossibile coprire i 600 km che li separavano da Menindee, mentre dirigendosi a sud-ovest, a soltanto 250 km, avrebbero potuto incontrare un fortino militare nei pressi del Monte Hopeless. Hopeless significa senza speranza, quindi vi lascio immaginare quanto sia facile da raggiungere. Quando Brahe e Wright tornarono a Cooper's Creek in cerca del gruppo di Burke era l'8 maggio. Burke e i suoi erano soltanto a 50 km di distanza, ma di nuovo non si incrociarono. Tra la spedizione a nord e quella a sud-ovest, in direzione del Monte Hopeless, tutti i cavalli e cammelli che il gruppo di Burke si era portato con sé erano morti o erano stati uccisi e macellati da loro pur di sopravvivere. Una volta morto anche l'ultimo, ormai impossibilitati a raggiungere il Monte Hopeless, decisero di fare dietro front e tornare a Cooper's Creek.
Gli aborigeni di cui avevano paura si rivelarono in realtà piuttosto amichevoli, ma ad un certo punto, per qualche motivo, i rapporti si guastarono e senza il loro aiuto fondamentale, i tre andarono incontro ad un rapido decadimento fisico. Il 27 giugno 1861 Wills morì di stenti, seguito 3 giorni dopo da Burke. Rimase soltanto John King, che ormai ridotto ad uno scheletro ambulante, impietosì gli aborigeni che si presero cura di lui per 2 mesi, fino all'arrivo a Cooper's Creek della spedizione di Howitt. Senza il loro aiuto sarebbe sicuramente morto. I corpi di Burke e Wills vennero sepolti per poi essere esumati e trasportati a Melbourne. Ai funerali parteciparono migliaia di persone e oggi svariati monumenti e memoriali ricordano la spedizione, che per quanto tragica diede un grande contributo per l'esplorazione dell'interno del continente. Anche se King fu l'unico sopravvissuto, le privazioni di questa spedizione gravarono pesantemente sul suo fisico e morì nel 1872 a 33 anni di tubercolosi. Quindi Burke e Wills, per quanto ci siano andati davvero molto vicino, non riuscirono a completare la traversata dell'Australia. Questo primato spetta a un altro esploratore, lo scozzese John McDowell Stewart, che compì alcune delle sue spedizioni in parallelo a quella di Burke. Stewart accompagnò Charles Sturt nelle sue spedizioni nel sud-est del continente, l'abbiamo visto anche nel video precedente, dove mapparono nuovi territori, scoprirono nuovi fiumi e deserti e accumularono tanta esperienza. Infatti Stewart, a differenza di Burke, nel momento in cui tentò la traversata sud-nord dell'Australia, era un esploratore esperto, preferiva muoversi con pochi collaboratori e lo stretto necessario di provviste per essere più agile. Sapeva fin dove poteva spingersi, quali limiti non andavano superati e se le cose si mettevano male preferiva tornare indietro e organizzarsi meglio piuttosto che spingersi nell'ignoto, correndo grandi rischi soltanto per fare qualche chilometro in più. Ricordiamo infatti che la traversata dell'Australia non è una passeggiata, si parla di migliaia di chilometri in un ambiente prevalentemente desertico, con condizioni climatiche che possono essere estreme. Stewart compì ben 6 spedizioni esplorative verso nord. Nelle prime 3 si concentrò principalmente nelle zone meridionali e centrali del continente per mappare i territori che attraversava e cercare quei rari specchi d'acqua potabile che potevano poi essere utilizzati come base per spingersi oltre in spedizioni successive. Nella quarta arrivò al centro del continente il 22 aprile 1860 e vi piantò una bandiera britannica. Poi, per via dello scorbuto e delle provviste che iniziavano a scarseggiare, lui e i membri della sua spedizione dovettero tornare indietro e rientrarono al punto di partenza, Chambers Creek, nei pressi di Adelaide, ad agosto, pochi giorni dopo la partenza della grande spedizione di Burke da Melbourne. La quinta fu segnata dal fatto che partirono a gennaio, piena estate in Australia, un periodo terribile per avventurarsi nel deserto. L'avanzata era così lenta che l'11 febbraio 1861, mentre Burke e Wills si trovavano a un soffio dalla costa settentrionale del continente, Stewart e i suoi erano ancora in Australia meridionale. Riuscirono comunque a raggiungere un punto chiamato Attack Creek, in cui rimasero per settimane mappando il territorio a nord e a nord-ovest, ma in seguito ad alcuni scontri con gli aborigeni e all'assottigliarsi delle provviste, dovettero tornare indietro rientrando a settembre. Una volta saputo della scomparsa del gruppo di Burke, Stewart si offrì volontario immediatamente per andarli a cercare, ma nel frattempo c'era già riuscito Howitt, quindi si dedicò all'organizzazione della 6ª spedizione, che doveva partire a ottobre, ma una serie di problemi logistici e di salute la bloccò praticamente subito, permettendogli di partire soltanto a gennaio, quindi di nuovo in estate del 1862. Nonostante le difficoltà date dal caldo e dagli scontri con gli aborigeni, riuscirono a raggiungere Newcastle Waters, a nord di Attack Creek, e da lì cercarono ripetutamente un passaggio verso nord, fino ad arrivare, grazie ad alcune sorgenti, a quella che oggi è chiamata Delay Waters, e poi da lì compiere lo sforzo finale per arrivare a Chambers Bay, a est dell'odierna Darwin, che venne fondata poco dopo, completando quindi la traversata del continente il 24 luglio 1862. Stewart ci viene descritto come una persona fisicamente minuta ma forte, capace di sopportare gravi privazioni e dotata di una grande tenacia e determinazione. Nelle numerose spedizioni che guidò personalmente non perse mai un uomo. Purtroppo tanti anni di vita dura, malnutrizione e malattie varie minarono pesantemente il suo organismo, era quasi cieco e soffriva di tanti dolori.
Nel 1864 tornò in Gran Bretagna, pubblicò i suoi diari e morì 2 anni dopo a 51 anni. Negli ultimi 2 video abbiamo visto come l'esplorazione in generale, e in particolare quella relativa a territori impervi con condizioni climatiche difficili, non è cosa da tutti, perché certi luoghi non fanno sconti a nessuno. L'impresa di Stuart fu importantissima non soltanto per il mondo delle esplorazioni, ma anche per agevolare le comunicazioni in Australia. Nel 1872 venne completata la linea telegrafica che utilizzava come basi per le proprie stazioni proprio quei punti in cui c'era facile accesso all'acqua potabile individuati da Stuart nelle sue spedizioni. Un tragitto simile è percorso dalla strada che va da Port Augusta a sud fino a Darwin a nord, che in onore dell'esploratore è chiamata proprio Stuart Highway, e Stuart era anche il nome di una cittadina che si trova nel cuore del continente, che oggi porta il nome di Alice Springs. Per aiutare nelle esplorazioni e nella costruzione della linea telegrafica vennero importati cammelli e dromedari, che sono tendenzialmente più docili dei cavalli, ma soprattutto sopportano molto meglio la mancanza d'acqua. Non per niente sono colloquialmente chiamati navi del deserto. Per guidarli e mantenerli al meglio venne incentivata l'immigrazione di cammellieri provenienti da vari paesi medio orientali e centroasiatici, in particolare dall'Afghanistan. Cammelli e dromedari furono di importanza fondamentale per lo sviluppo economico dell'entroterra australiano, oltre che dare supporto per la costruzione di linee telegrafiche e ferrovie, portavano anche posta e provviste. Però quando auto e treni li resero obsoleti, il governo ne ordinò l'abbattimento. I cammellieri si rifiutarono e preferirono liberarli. In assenza di predatori naturali, cammelli e dromedari diedero poi vita alla colonia selvatica più numerosa del mondo, che oggi conta 1 milione di esemplari. Anche se i cammellieri hanno agito spinti da buon cuore, c'è il rovescio della medaglia di questa vicenda, perché quando un organismo non autoctono viene liberato in un ecosistema che non è il proprio, se si ambienta, perché non è detto, potrebbe anche non adattarsi alle condizioni ambientali e soccombere, ma se non succede, quindi se si ambienta, potrebbe riprodursi a dismisura e diventare una specie invasiva e di conseguenza causare gravi danni ambientali, come purtroppo è successo anche in questo caso e come è successo numerose volte nella storia dell'Australia, anche di questo parlo nel video dedicato alla guerra degli Emu. Il governo lancia periodicamente delle impopolari quanto inutili campagne di abbattimento. Dato l'esorbitante numero di questi animali, non c'è una soluzione facile e veloce per arginare il problema, anche se la Somalia recentemente si è detta disposta ad accoglierli. La ferrovia che cammelli e dromedari hanno aiutato a costruire è in funzione ancora oggi. Dopo aver trasportato materiali e provviste nell'entroterra per decenni, oggi è un'attrazione turistica chiamata The Gun, diminutivo di The Afghan Express, che richiama i cammellieri afghani, ha un dromedario nel logo e permette di coprire con calma i quasi 3.000 km che separano Adelaide da Darwin in 4 giorni, facendo tappa in alcune zone iconiche e molto particolari del continente, come Uluru, il massiccio roccioso più grande dell'Australia, sacro ai nativi, e Coober Pedy, una cittadina di 1.600 abitanti. Situata in pieno deserto, è il maggior sito estrattivo di opale al mondo e per sfuggire ai tremendi sbalzi di temperatura tipici del deserto, caldo soffocante di giorno e freddo gelido di notte, gli abitanti vivono in case scavate nel sottosuolo, dove la temperatura si mantiene costante. In superficie ci sono pochissimi edifici, oltre a pochi ristoranti, solo la stazione di polizia, la scuola e l'ospedale. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!